sono sul treno, come potete vedere. Dove vado? Vado a Firenze. A fare cosa? Ragazzi, a fare cosa a Firenze di sabato mattina? Vado al Fuji X Tour, la tappa di Firenze per l'esattezza. Cos'è il Fuji X Tour? Fuji ha organizzato un tour per tutta l'Italia, non mi ricordo, 5-6 tappe in giro da nord a sud in tutta l'Italia, per fare seminari fotografici. Quindi ci saranno dei workshop, ci saranno delle esposizioni, ma si potranno anche provare le macchine fotografiche Fuji come la X-Pro2, e non vedo l'ora. Per questo mi sono iscritto, credo che il numero sia abbastanza ristretto, bisognava iscriversi per tempo sul sito e per fortuna mi è capitato tra le mani, tra le notizie. La giornata inizia alle 10, io arriverò a Firenze alle 9:30. Ragazzi, non vedo l'ora che cominci e poi ovviamente vi tengo aggiornati da lì. Ok ragazzi, siamo arrivati a Firenze, stiamo andando verso l'NH, Hotel NH, dove c'è il Fuji X Tour. È la seconda tappa in Italia, vediamo cosa ne esce fuori. Via della scala, ok. Mamma, aspetta. Aveva messo pioggia, invece c'è il sole, per fortuna. Dovrebbe essere vicinissimo, circa 5 minuti a piedi da Santa Maria Novella. Molto pratico, molto pratico. Niente macchina, treno, comodo. Ho lavorato un po' all'andata, lavorerò anche un po' al ritorno. Un po' di mail, un po' di Photoshop. Non mi sono fatto mancare niente. Un po' di musica. Wow, super interessante. Intanto ho provato X-Pro2 e tutti gli obiettivi possibili e immaginabili di Fuji e ho cambiato idea su tante cose, devo dire. E però adesso c'è un grosso problema. Fuji, ho una fame che muoio. Sono le 3:15, sono le 3:15 e l'ultima cosa che ho mangiato è stata stamattina alle 7:30. Devo mangiare, pausa cibo. Vai, anche oggi la giornata è andata. E direi che è stata una bella giornata.
Non so se sono più convinto a tenermi la Fuji o più confuso. Sicuramente vale la pena, cioè vale la pena aspettare ancora un po' l'uscita della X-T2 e vedere la capacità, la qualità video, quanto hanno investito nel video, perché a livello fotografico siamo ormai a livello della reflex, non cambia assolutamente niente e devo dire che la qualità è notevole. X-Pro2 super promossa, sono super entusiasta e non vedo l'ora di averla, di avere la X-T2. La X-Pro2 non fa per me perché faccio anche tanto lavoro di studio, per cui preferirei X-T2. Bisogna aspettare, bisogna soffrire ancora un po'. Fuji promossa, Fuji bocciata. Perché? Workshop fantastici, seminari fantastici, super disponibili. Ho provato tutto quello che potevo, ma non ci hanno fatto mangiare. Ho dovuto recuperare in extremis mangiando un panino a un bar perché morivo di fame. Adesso torniamo verso Livorno e stasera siamo a una cena comunitaria. Sì, è un evento di beneficenza, vogliamo dire? Sì, diciamo di beneficenza, organizzato dalla chiesa. Mi sono levato un sacco di dubbi anche sugli obiettivi. 90 mm bellissimo, 50-140 molto bello, rapporto peso-qualità è impressionante, 42 mm bellissimo anche quello. No, Fuji davvero ha fatto un salto di qualità. Fuji davvero promossa, davvero promossa. Ottiche molto belle, un po' costose ma molto belle. Questo X-Pro Tour è una figata perché ti permette di fare veramente una valutazione reale delle macchine fotografiche, delle ottiche. Personale Fuji super disponibile, responsabile assistenza Fuji super disponibile per l'Italia. Ve lo consiglio, se avete occasione di poter partecipare a una delle date del Fuji X Tour, fatelo perché ne vale davvero la pena. Ebbene, siamo rientrati a Livorno, adesso vado a cena, ma prima vi saluto e ricordatevi, ricordatevi di sorridere più che potete, perché la vita è un dono. Ciao!